In occasione dell'arrivo nei negozi di Gran Turismo 7, gioco che è stato definito capolavoro, voglio continuare a parlarvi di altri giochi della saga, ovviamente di Gran Turismo. Vi ricordate un po' di tempo fa che mi ero fermato ai capitoli principali fino al 4? Ebbene, voglio continuare ancora con la saga. Ma questa volta voglio presentarvi il primo capitolo che fu rilasciato su PlayStation 3 nell'anno 2010, Gran Turismo 5. Graficamente che vi devo dire? Allora, che di dovete dimenticarvi completamente ciò che avete visto su PlayStation 2. Qui vediamo che Polifoni Digital con il suo nuovo motore grafico che ha sviluppato esclusivamente per PlayStation 3, ha fatto un lavoro, devo dir poco, ancora oggi molto valido. Allora, ambientazioni come potete vedere, sono tutte riprodotte fin nei più piccoli particolari, da essere il più fotorealistiche possibile. Questo è una cosa che forse a chi è un early adopter dei nuovi videogiochi potrebbe eh, dire il contrario, ma io da videogiocatore dannata potrei dire che ancora oggi secondo me questo motore grafico resiste bene allo scorrere del tempo. Perché le ambientazioni come potete vedere sono quasi tutte reali, giuro, e con ottimi effetti di luce e ombra. Poi anche i veicoli. Ormai è inutile continuare a dire il contrario che sono realizzati male, no, perché Polifoni Digital non si smentisce mai, la realizzazione a laser delle controparti del reali, delle automobili presenti qua nel gioco, sono realizzati talmente bene da essere proprio uguali, identiche a quelle che potremmo vedere nei concessionari. Niente male davvero. Il gioco durante la prova non ha mai rallentato, io vedo che rimane sempre stabile sui suoi 60 frame al secondo mi pare che siano 60 e devo dire che tutto questo, uh, questo punto di vista è fatto bene secondo me eccoci al sonoro allora abbiamo da un lato alcuni degli effetti sonori che provengono dai capitoli precedenti ma saranno 3-4 in croce ma ce ne sono tantissimi nuovi che rendono il gioco molto più simile a un Forza Horizon, perché allora, moltissimi dei rumori che sentiremo sono praticamente quelli più reali possibili che possiamo sentire in un videogame del genere, poi abbiamo anche i rubi delle auto che si sentono bene, sì, ma a quanto pare, informandomi, che sono presi dalle loro controparti reali, quindi è già un bel punto in più. Poi per quanto riguarda colonna sonora, allora abbiamo delle musiche di accompagnamento, molto orecchiabili, simpatiche, ma non sono niente in confronto a quelle che abbiamo sentito in Gran Turismo 3, Gran Turismo 4 o anche in Gran Turismo 2 e 1. Perché allora sono sì dei semplici accompagnamenti musicali che ti danno un po' di ritmo e non rendono il gioco silenzioso come un eh, Evolution GT che era uscito per PC in quel periodo, ma cerca di rendertelo un pochino più movimentato. Però mi sarei aspettato magari delle musiche un pochino più accattivanti, più frizzanti. Ma vabbè. Giocabilità. Allora, come avete già intuito, questo Gran Turismo 5 è un simulatore di guida. Se avete presenti i capitoli precedenti, ebbene, qui cerca di essere praticamente la stessa cosa, che noi dobbiamo semplicemente gareggiare per ottenere più punti possibile e migliorare la nostra macchina. Se avete giocato i precedenti capitoli della saga, beh, qui vi sentirete un po' a casa, ma ha introdotto questo gioco, delle novità veramente sostanziali che potrei parlarvene per settimane intere, ma cercherò di stringere un po'. Allora, a parte la risoluzione 1080p, che quella è una cosa che secondo me ormai era troppo obbligata, hanno introdotto la possibilità che quando vuoi usare il PlayStation Eye eh, riconosce la tua faccia e quando muovi la tua faccia all'interno dell'abitacolo è come se stessi davvero guidando te invece di usare il controller. Poi, durante il gioco avremo la possibilità di vedere un'alternanza tra giorno e notte e variabilità del meteo a seconda delle zone geografiche dove andremo a gareggiare. Avremo anche addirittura presenze di pioggia o neve che potrebbero anche compromettere l'intento iniziale della gara. Poi. Le visuali che abbiamo all'interno, ok. Sono tutte quelle che abbiamo già visto: c'è cioè due fuori e quattro interne. Poi, cosa incredibile, prima volta che in questo gioco hanno introdotto i danni. Vi ricordate prima i danni che non esistevano nei giochi di gratuismo? Ebbene, qui adesso ci sono, ma tre livelli di danni. Eh, ci sono quelli un po' più leggeri e anche addirittura quelli un po' più difficili ma dipende soprattutto dal tipo di auto che utilizzerete. Poi le modalità di gioco che sono presenti in questo gioco sono diverse modalità arcade in cui si fa gara singola e si prende la macchina che si vuole e si scende in pista per chi vuole un po' allenarsi e i spatch praticamente ti metti nei panni del pilota stesso e superi le varie prove praticamente per le patenti e le gare. Pratica è un po' come era Gran Turismo 2 che te Compri le macchine, prescindili le macchine e scendi in pista. Di praticamente te sei a gestire la squadra e a decidere te i piloti e i tempi di gara che devi fare. In pratica quella è la parte più gestionale che potrebbe piacere per chi è un neofita della dirigenza. Poi ci sono gli eventi speciali in cui servono per accumulare punti esperienza. Eventi stagionali che collegandosi a internet c'è la possibilità di fare degli eventi in continuo aggiornamento in cui si deve risolvere delle quest a seconda di quello che ci viene chiesto, ma in continuo aggiornamento. E lobby pubblica, dove si può partecipare in gare pubbliche e private con non più di 16 corridori. Poi, la presenza delle auto all'interno del gioco sono ben più di mille, Praticamente tra marchi europei, americani e giapponesi e marche dalle più popolari alle più esotiche. Tenete conto che, qua dentro il gioco, sono presenti anche dei prototipi mai usciti da quello stadio, e anche addirittura alcuni realizzati esclusivamente per il gioco, come ad esempio la Red Bull Prototipo X 2010, un'auto che non esiste. Poi per quanto riguarda le piste, sono 71 ambientate in 21 località diverse e ci sono praticamente piste reali come ad esempio la pista di Indianapolis, Monza, il Daytona International Speedway oppure addirittura piste improvvisate ambientate in varie città del mondo come ad esempio Roma, Madrid, Tokyo e anche addirittura tante altre piste che verranno aggiunte a seguito dei DLC che si scaricheranno. Sì, purtroppo ci saranno sempre quei dannati DLC. Insomma, questo è tutto quello che c'è da dirvi di Gran Turismo. Se ho tralasciato qualcosa vi faccio le mie scuse perché ho fatto del mio meglio per cercare di stringere, se no veniva lunga un'ora la recensione. Comunque, che vi devo dire, se avete una PlayStation 3, ma non avete ancora giocato a Gran Turismo 5? Ve lo straconsiglio, soprattutto se siete patiti di motori. E vi piace provare un gioco che tiene testa Forza Horizon. Anche se Forza Horizon, all'epoca era l'unico gioco che è riuscito a mettere quel qualcosa in più che non c'era in Gran Turismo: Libertà Esplorativa.